Causa da Haiti, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza per 72 ore, in seguito a una maxi evasione dal carcere più grande dell'isola, quello di Port-au-Prince, dal quale sono scappati circa 4000 detenuti. L'assalto da parte di bande armate, che ha causato almeno 12 morti, ha l'obiettivo di costringere alle dimissioni il primo ministro Ariel Henry, che sembrerebbe trovarsi in questo momento fuori dal paese. Le forze di sicurezza hanno fatto irruzione nel principale carcere della capitale e in quello della vicina Bouquets, compiendo diversi arresti. E anche la Farnesina ha pubblicato una nota dove sono assolutamente sconsigliati i viaggi ad Haiti, per qualsiasi ragione. Nella capitale di Haiti, Port-au-Prince, i residenti continuano a vivere momenti di terrore. Con spari e cadaveri sparsi per strada, mentre si registrano le prime interruzioni di connessione internet dovute a danni ai cavi di fibra ottica avvenuti negli scontri. In un quartiere sono state rette barricate con pneumatici in fiamme. Secondo alcuni media locali, sarebbe stata invasa anche una seconda prigione con all'interno circa 1400 detenuti. Il principale stadio di calcio del paese è stato occupato da uomini armati, che hanno tenuto in ostaggio un dipendente per ore, secondo quanto ha riferito la Federazione calcistica di Haiti. Lo stato di emergenza e il coprifuoco notturno, e dalle 18 alle 5, decretati nel Dipartimento dell'Ouest, che comprende la capitale, dureranno fino a mercoledì ma potrebbero essere prorogati. L'obiettivo delle restrizioni è ristabilire l'ordine e adottare misure adeguate per riprendere il controllo della situazione, si legge in una nota. Il coprifuoco è stato istituito a causa del deterioramento della sicurezza a Port-au-Prince, dove si registrano atti criminali sempre più violenti perpetrati da bande armate. In seguito al rapido deterioramento della situazione della sicurezza ad Haiti, American Airlines e JetBlue hanno deciso di cancellare tutti i loro voli verso il paese caraibico. Un'altra compagnia low cost americana, Spirit Airlines, ha per il momento optato per mantenerli verso lo scalo di Cap Haitien, mentre persiste l'incertezza per quanto riguarda i voli per la capitale haitiana, Port-au-Prince. Parallelamente a queste cancellazioni, il Dipartimento di Stato americano ha emesso una raccomandazione urgente, chiedendo ai cittadini statunitensi presenti ad Haiti di lasciare rapidamente il paese. Sono assolutamente sconsigliati i viaggi ad Haiti, per qualsiasi ragione. Lo si legge in un avviso pubblicato oggi sul portale Viaggiare Sicuri della Farnesina in merito al Paese dei Caraibi. Ormai da mesi si registrano quotidianamente scontri e disordini nelle strade, particolarmente violenti a Porto Prince Les Cayes e Dipartimento Sud. La maggior parte delle strade nazionali sono interrotte da barricate dei manifestanti o delle cosiddette bande irregolari. Le pompe di benzina risultano impraticabili o chiuse. Si registrano anche difficoltà nel ritirare denaro contante, nelle telecomunicazioni, reti cellulari ed internet, oltre che difficoltà di apertura e servizio al pubblico di uffici ed ospedali pubblici. Sono inoltre segnalati problemi di approvvigionamento di acqua e casi di colera, si legge nell'avviso. Il governo di Haiti ha dichiarato lo stato di emergenza ed ha imposto il coprifuoco, in vigore dalle H18 alle H5 del mattino, per almeno 72 ore. Nella capitale Porto Prince e in tutto l'ovest del paese, dopo gli assalti ad alcuni penitenziari, da parte delle gangs che hanno consentito l'evasione di quasi 4.000 detenuti. La situazione è da considerarsi gravemente instabile, anche alla luce delle costanti segnalazioni di minacce di rapimenti, violenza da parte delle bande e disordini civili in tutto il paese. Si raccomanda la massima prudenza in virtù dei possibili raduni e manifestazioni spontanee e improvvise, che possono portare a scontri, blocchi stradali, che potrebbero interessare anche la zona dell'aeroporto di Port-au-Prince. Qualsiasi spostamento, anche all'interno del paese, può comportare un rischio di carattere sanitario o di sicurezza. Si segnala, infine, che per il personale internazionale eventualmente già presente in loco, è sconsigliata la contemporanea presenza di famiglie espatriate, conclude l'aggiornamento. I team di medici senza frontiere all'ospedale di Tabarre hanno ricevuto più di 10 feriti al giorno dal 28 febbraio e, si legge in una nota, hanno aumentato il numero di posti letto dell'ospedale per far fronte all'afflusso di pazienti. Decine di migliaia di persone hanno dovuto abbandonare le loro case e i loro averi e sono ora sfollate in diverse aree di Port-au-Prince. L'ospedale di Tabarre. Che fornisce cure per traumi e ustioni, dispone normalmente di 50 posti letto a cui ne sono stati aggiunti altri 20. Esponenti di Medici Senza Frontiere si dicono preoccupati per l'esaurimento delle forniture mediche, la maggior parte delle quali si trova al porto della città, che al momento non è accessibile. Nonostante le gravi violenze registrate a Porta Auprince durante lo scorso fine settimana, il premier Ariel Henry si è mantenuto in silenzio, e in realtà nessuno sa dove sia in questo momento. Le ultime notizie che lo riguardano risalgono all'1 marzo, quando a Nairobi, in Kenya, ha ufficializzato un accordo con il presidente William Ruto per il consolidamento della missione multinazionale di sostegno alla sicurezza di Haiti MMA, approvata dall'ONU, con la partecipazione di mille agenti e soldati di forze speciali keniane. Ieri il governo haitiano ha diramato un comunicato in cui ha annunciato l'introduzione dello stato di emergenza per 72 ore, rinnovabili e il coprifuoco. Ma il documento è stato firmato dal Premier ad interim Patrick Michel Boivert. Le bande criminali haitiane che hanno sferrato l'attacco avevano manifestato l'intenzione di catturare il Premier Henry al suo ritorno in aereo ad Haiti. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.